Non vedete, sono litigiosi, grazie però, I vostri problemi che avete, tenetevi tra no! Le quattro mura. Se c'è Maretta, la roba dello studio la lasciate stare, Ormai portare dentro un lazzo è la cosa meno importante. L'importante è litigare per delle borse. Onorevole, dove va? Onorevole, un po' di polso fermo. È il leader lei, Anche la clacca. Tra l'altro, non è con quel passo. Non si accoppi con onorevole. Oh, che bellissimo. Non c'è la stegista, onorevole. No, ma che basta. Come bambini. Onorevole, vuole dire sete magari i due. Ha salutato gli elettori. Aia. No, Melania. Un attentato. Aia. Ma dovreste badare all'incolumità di quest'uomo. Che c'è? Salviamo. Non approfittate per baciarlo, Von Bellenburg. Ci siamo, Lo avete salvato. Forse. Ma cambiarne uno dei due, onorevole. O anche tutti e due. Dove cambia l'altro? Sai che ho capito chi viene mandato via? Esatto. Lei è messo malissimo. Lo sa. Lasci fare. È un po' come il dottor Pinetta. Un uomo di razza bianca caucasica. La pace. No, di razza bianca caucasica. Capace. Di mandare la gente davanti al plotone di esecuzione. Come se andassero a una festa di Playboy. Ma come è un uomo che abbiamo di fronte. Sì. C'è quest'uomo. E conoscevo degli altri che obbedivano degli ordini, Quando. Quei due si fanno gli scherzi da casa. No, scusate! Onorevole! Non so se riuscirà a fare questo che ama la nazione stasera. Onorevole, lei da che parte sta fra questi due? Scusi, Tra BB e BB. Da che parte sta? Ho già detto Playboy. Sì. No! Finisce male. Andrò a braccio. Ecco. Speriamo. La camicia. Gli altri due possono andare a braccino. Lei può andare a braccio. Eravamo arrivati a capare la camicia. Di cosa. Possiamo rimettere a posto la camicia? Quest'uomo. Il colletto. Il colletto che la cambia fuori. Scusi, Anche come ci si prende. L'hai inamidato, Scusate. E quando dico quest'uomo, dico Playboy. Certo, sì. È quest'uomo che elargisce complimenti quando si affianca una bella donna. Nel caso si affianca un ciffone. Sì. Non esita a ricordare la trasmissione Bisturi. Soprattutto che i miracoli non esistono. E subito dopo viene allontanata con i potentissimi getti d'acqua in testa. Così tranquillo, questa. Vabbè, ma perché? Se quest'uomo che ha una parola per tutti, un sorriso per tutti. E che sorriso? Una gioia per tutti. No. Stiamo arrivando alle elezioni, sarà questo il motivo? Se esce in terrazzo. Sì. E dall'alto del suo ventesimo piano. Si butta magari? No, arriva dal taschino un sigaro Havana del 1813. Ah, certo, non è più poveri, sono più prestigiosi, da fumare con gusto, certo. A ogni momento è quello giusto. Pure lo slogan. E gustando appassionatamente ogni boccata, da quell'altezza, da un'altezza che ti fa sentire padrone del mondo, e tenendo la mano oltre il paratempetto, senti vibrare il brulicare della vita, mentre nella tua mente si manifestano pensieri di grandezza epocale. Certo, tutti inutili peraltro, No, sì. Aia. Che è successo? Che? No. Non parlate. Che è successo? Ma scusate! E che c'è? Scusate, il cretino! Il cretino! Ha detto che stai in una perdita del gas! Che devi alzare il gas! Ma cosa? Pesta. C'è una perdita! Siamo d'accordo con lei! Siamo d'accordo! Hai capito? È un coglione questo! Piano coi termini però, Onorevole, se quest'uomo... No! Se in quel contempo una donna di razza bianca vandalica, che dovrebbe leccare dove cammini, ma la esento dal sublime compito per paura di scivolare nell'uso, se questa donna, il cui uomo
che sotto l'effetto di un potente sortileggio credevo fosse amore e invece era solo il desiderio di un'irrefrenabile scopatina. Ma senta! Senta! L'errore ormonale di cui mi penderò amaramente per tutta la vita! Sì, ma non venga a dirlo a noi, eh! Questa donna a cui è stata fatta per sbaglio la liposuzione al cervello presenta. Chiude le porte a vetro del terrazzo, sì. E tu la guardi conciliante e pensi a uno scherzo fanciullesco e invece esce di casa, no. E quel tuo mellifluo sorriso si spegne considerando con sempre più orrore che la demente se n'è andata lasciandoti imprigionato a 20 piani dal mondo con l'arrivo imminente di una perturbazione antartica, lasciandoti solo la voglia di piangere. Finita! Mi sentate? No, ma la piantate, lo studio non è vostro! Allora! Sì, due cretini, Forest! No, la tenda, prendiamoci la colpa al chiesto! Si può vedere qualcos'altro? No! No! Sia bravo! Possiamo fare qualcosa per fermarli? Come il mio buo fin del concerto! Sì, sì. Aspetta! Ma siete sono litigiosi, eh? Però, eh? I vostri problemi che avete, mettetevi tra le quattro mura. Se c'è Maretta, no, la roba dello studio la lasciate stare, eh? Oh. Ormai portare dentro un lazzo è la cosa meno importante. Potete litigare per delle borse. Onorevole, dove va? Onorevole, onorevole, un po' di polso fermo! È il leader lei, eh? Ah, sì, anche la classe. È entrato con quel passo. Non si accoppi con onorevole. Oh, che bellissimo. Non si accoppi. Non c'è la stegista, onorevole. No, vabbè, basta. Sono i bambini. Onorevole, vuole dire sé che magari apri i due. Ha salutato gli elettori. Aia! No, me lo aia! Un attentato! Aia! Ma dovreste badare all'incolumità di quest'uomo! Che c'è? Salviamolo! Non approfittate per baciarlo, eh! Bellenburg! Ah, ci siamo, eh! Lo avete salvato! Forse! Ma cambiarne uno dei due, onorevole! O anche tutti e due! Vabbè, cambia l'altro. Sai che ho capito chi viene mandato via? Esatto. Lei è messo malissimo. Lo sappia. Lasci fare. È un po' come il dottor Pinetta. Un uomo. Sì. Di razza bianca caucasica. La pace. La pace? No, di razza bianca caucasica. Capace. Capace. Ah, capace. Di mandare. Sì, sì. La gente davanti al plotone di esecuzione, che bello. Come se andassero a una festa di playboy. Ma come è possibile? Beh, è un uomo che abbiamo di fronte, eh? Sì. Senta quest'uomo. Ne conoscevo degli altri che obbedivano degli ordini, eh? Quando... Quei due si fanno gli scherzi da grandi. No, ma scusate! Onorevole! Non so se riuscirà a fare questo fatto che ama la nazione stasera. Onorevole, lei da che parte sta tra questi due? Scusi, eh? Tra BB e Bibò. Da che parte sta? Ho già detto playboy. Sì. No! Finisce male. Andiamo, andrò a braccio. Ecco. Speriamo. La camicia. Sì. Gli altri due possono andare a braccino. Lei può andare a braccio. Eravamo rimasti a capace di non ricordo cosa. Possiamo rimettere a posto la camicia? Se quest'uomo. Il colletto della camicia. Fuori. Scusi, eh. Anche come ci si prende. L'hai inamidato. Scusate. Scusate. Ecco. E quando dico quest'uomo, dico playboy. Sì. Certo. Ah, sì? Se quest'uomo che elargisce complimenti a chi? Quando si affianca una bella donna, nel caso si affianca un ciffone, sì? Non esita a ricordare la trasmissione Bisturi. No, soprattutto che i miracoli non esistono. Ah. E subito dopo viene allontanata con i potentissimi getti d'acqua in petto. Così tranquillo. Vabbè, ma perché? Se quest'uomo, sì? Che ha una parola per tutti. Ah. Un sorriso per tutti. E che sorriso? Una gioia per tutti.
No. Stiamo arrivando alle elezioni, sarà questo il motivo? Se questo esce in terrazza. Sì. E dall'alto del suo ventesimo piano. Sì, ventesimo. Si butta magari? No, si tira dal taschino un sigaro Havana del 1813. Ah, certo, sono più poveri, sono più prestigiosi, eh. È un muffito. Da fumare con gusto. Certo. Ogni momento è quello giusto. Cos'è? Pure uno slogan. E gustando appassionatamente ogni boccata, sì, da quell'altezza, da un'altezza che ti fa sentire padrone del mondo, certo, che tenendo la mano oltre il paratempetto, sì, paratempetto, sì, paratempetto, sì, senti vibrare il brulicare della vita, mentre nella tua mente si manifestano pensieri di grandezza epocale. Certo, tutti inutili peraltro, eh. No, sì. Aia. Che è successo? Che? Non sparate. Che è successo? Cosa fa? No, senta! Sì. Ma scusate! E che c'è? No, ma scusate, il cretino! Ah, il ecco! Il cretino! Ha detto che sei una perdita del gas! Non che devi lanciare il gas! Ma cosa? C'è una perdita! Ma dove? Siamo d'accordo con lei! È d'accordo! Avete capito? È un coglione questo! Piano coi termini però, eh! Onorevole, se quest'uomo... No! No! Se in quel contempo, sì, una donna di razza bianca vandalica, come vandalica? Vandalica, non è una razza, che dovrebbe leccare dove cammini, ma la esento dal sublime compito per paura di scivolare nell'umido. Se questa donna, il cui uomo, sì, che sotto l'effetto di un potente sortileggio credevo fosse amore e invece era solo il desiderio di un'irrefrenabile scopatina, ma senta, errore ormonale di cui mi venderò amaramente per tutta la vita, sì, ma non venga a dirlo a noi, se questa donna, sì, a cui è stata fatta per sbaglio la liposuzione al cervello, senta, chiude le porte a vetro del terrazzo, sì, e tu la guardi conciliante e pensi a uno scherzo fanciullesco e invece esce di casa, no, e quel tuo mellifluo sorriso si spegne considerando con sempre più orrore che la dementa se n'è andata lasciandoti imprigionato a 20 piani dal mondo con l'arrivo imminente di una perturbazione antartica, lasciandoti solo la voglia di piangere, finita! Scusate, ma la piantate, lo studio non è vostro! Allora, questi due cretini, Forest! No, la bella, prendiamocela col banchetto! Si può vedere qualcos'altro? No! No! Possiamo fare qualcosa per fermarli? Come di più a fine concerto! Aspetta! Sapete, sono litigiosi, grande però, I vostri problemi che avete, no, altro pura, se c'è Maretta, la roba del mio studio la lasciate stare, ormai portare dentro di un lazzo è la cosa meno importante, potete litigare per delle borse, onorevole, dove va? Onorevole, un po' di polso fermo, è il leader lei, Quel passo, non si accoppi con onorevole. Oh, che bellissimo! Non si accoppi. Non c'è la stegista, onorevole. No, ma che basta! I bambini, onorevole, vuole dire sé che magari i due si ha salutato gli elettori. Aia, no, me l'aia, un attentato. Aia, ma dovreste badare all'incolumità di quest'uomo. Che c'è? Salviamolo. Non approfittate per baciarlo. Vandellenburg. Ah, ci siamo, Lo avete salvato. Forse. Ma cambiarne uno dei due, onorevole. O anche tutti e due. Se non
Senti, lei cambia l'altro. Sai che ho capito chi viene mandato via? Esatto. Lei è messo malissimo. Lo sa. Lasci fare. È un po' come il dottor Pimenta. No, un uomo. Di razza bianca caucasica. Capace. No, di razza bianca caucasica. Capace. Capace. Di mandare la gente davanti al plotone di esecuzione. Come se andassero a una festa di Playboy. Ma come è un uomo che abbiamo di fronte. Sì. C'è quest'uomo. Ne conoscevo degli altri che vedevano degli ordini, eh? Quando. Quei due si fanno gli scherzi da grandi. No, ma scusate! Onorevole! Non so se riuscirà a fare questo che ama la nazione stasera. Onorevole, lei da che parte sta fra questi due? Scusi, Tra BB e BBO. Da che parte sta? Ho già detto Playboy. Sì. No! Finisce male. Andrò a braccio. Ecco. Speriamo. La camicia. Gli altri due possono andare a braccino. Lei può andare a braccio. Eravamo arrivati a capare la camicia. Cosa. Possiamo rimettere a posto la camicia? Quest'uomo. Il colletto. Il colletto che la camicia vuole. Scusi, anche come ci si prende. L'hai namidato, Scusate. Esatto. E quando dico quest'uomo, dico Playboy. Certo, sì. È quest'uomo che elargisce complimenti quando si affianca una bella donna. Caso si affianca un ciffone. Sì. Non esita a ricordare la trasmissione Bisturi. Soprattutto che i miracoli non esistono. E subito dopo viene allontanata con i potentissimi getti d'acqua in petto. Così tranquillo, Vabbè, ma perché? Se quest'uomo che ha una parola per tutti, un sorriso per tutti, e che sorriso? Una gioia per tutti. Che stiamo arrivando alle elezioni, sarà questo il motivo? Se questo esce in terrazzo. Sì. E dall'alto del suo ventesimo piano. Sì, ventesimo. Si butta magari? No, magari. Tira dal tastino un sigaro Havana del 1830. Ah, certo. Non è più poveri. Sono i più prestigiosi, Da fumare con gusto. Certo. A ogni momento è quello giusto. Pure lo slogan. E gustando appassionatamente ogni boccata. Sì. Da quell'altezza, da un'altezza che ti fa sentire padrone del mondo. Certo. Che tenendo la mano oltre il paratempetto. Sì. Paratempetto, sì. Paratempetto. Senti vibrare il brulicare della vita. Mentre nella tua mente si manifestano pensieri di grandezza epocale. Certo. Tutti inutili peraltro, No, sì. Aia. Che è successo? Che? No, non parlate. Che è successo? No, ma senta! Ma scusate! E che c'è? No, ma scusate, il cretino! Ah, ecco! Il cretino! Ha detto che stai in una perdita del gas! Non che devi lanciare il gas! Ma cosa? Testa! C'è una perdita! Siamo d'accordo con lei! Siamo d'accordo! Hai capito? È un coglione! Piano coi termini però, eh! Onorevole, se quest'uomo... No! Se in quel contempo una donna di razza bianca vandalica, come vandalica? Vandalica. Che dovrebbe leccare dove cammini, ma la esento dal sublime compito per paura di scivolare nell'udo. Se questa donna, il cui uomo, che sotto l'effetto di un potente sortileggio credevo fosse amore e invece era solo il desiderio di un'irreparabile scopatina. Ma senta! Errore ormonale di cui mi penterò amaramente per tutta la vita! Sì, ma non venga a dirlo a noi, Se questa donna a cui è stata fatta per sbaglio la liposuzione al cervello chiude le porte a vetro del terrazzo e tu la guardi conciliante, pensi a uno scherzo fanciullesco e invece esce di casa e quel tuo mellifluo sorriso si spegne considerando con sempre più orrore che la dementa se n'è andata lasciandoti imprigionato a 20 piani dal mondo con l'arrivo imminente di una perturbazione antartica lasciandoti solo la voglia di piangere. Finito! Scusate, ma la piantate, lo studio non è vostro! Allora! Questi due cretini, Forest! No, allora prendiamoci la colpa al centro! Si può vedere qualcos'altro? No! Sia bravo! Possiamo fare qualcosa per fermarli? Con il mio cuore fine concerto!
Avanza! Ma sapete che sono litigiosi, però, eh? I vostri problemi che avete, quattro mura. Se c'è Maretta. La roba dello studio la lasciate stare, Ormai portare dentro l'ullaccio è la cosa meno importante. Volete litigare per delle borse? Onorevole, dove va? Onorevole, un po' di polso fermo! È il leader lei, anche la classe. Con quel passo. Onorevole. Oh, che bellissimo. Non c'è la stegista, onorevole. No, ma che basta. Sono i bambini. Onorevole, vuole dire sé che magari i due si ha salutato il lettore. Aia! No, me lo dia! Un attentato! Aia! Ma dovreste badare all'incolumità di quest'uomo! Che c'è? Salviamolo! Non approfittate per baciarlo, Con Bellenburg? Ci siamo, Lo avete salvato? Forse. Ma cambiarne uno dei due, onorevole! O anche tutti e due. Non è cambia l'altro. Perché ho capito chi viene mandato via? Esatto. Lei è messo malissimo. Lasci fare. È un po' come il dottor Pinetta. Un uomo. Di razza bianca caucasica. La pace? No, di razza bianca caucasica. Capace. A mandare. La gente davanti al plotone di esecuzione. Come se andassero a una festa di playboy. Ma come è un uomo che abbiamo di fronte, Sì. Sai quest'uomo? Ne conoscevo degli altri che obbedivano degli ordini, Quando. Quei due si fanno gli scherzi da già. No, ma scusate! Onorevole! Non so se riuscirà a fare questo programma alla nazione stasera. Onorevole, lei da che parte sta tra questi due? Scusi, Tra BB e Bibò. Da che parte sta? Ho già detto playboy. Sì. No! Finisce male. Andrò a braccio. Ecco. Speriamo. La camicia. Gli altri due possono andare a braccino. Lei può andare a braccio. Eravamo rimasti a capace di non ricordo cosa. Possiamo rimettere a posto la camicia? Quest'uomo. Il colletto. Il colletto della camicia. Fuori. Scusi, anche come ci si prende. L'hai inamidato, Scusate. E quando dico quest'uomo, dico playboy. Sì? Se quest'uomo che elargisce complimenti a chi? Quando si affianca una bella donna, nel caso si affianca un ciffone, sì? Non esita a ricordare la trasmissione a bisturi. Soprattutto che i miracoli non esistono. E subito dopo viene allontanata con i potentissimi getti d'acqua in petto. Così tranquillo. Vabbè, ma perché? Se quest'uomo, sì? Che ha una parola per tutti. Ah. Un sorriso per tutti. E che sorriso? Una gioia per tutti. No. Che uomo, stiamo arrivando alle elezioni, sarà questo il motivo? Esce in terrazzo. Sì. E dall'alto del suo ventesimo piano. Sì, ventesimo. Si butta magari? No, tira dal taschino un sigaro Havana del 1813. Ah, certo, sono più poveri, sono più prestigiosi, da fumare con gusto, certo. Ogni momento è quello giusto. Cos'è, pure uno slogan. E gustando appassionatamente ogni boccata, sì? da quell'altezza, da un'altezza che ti fa sentire padrone del mondo, certo. Che tenendo la mano oltre il parapetto, Paratempetto, senti vibrare il brulicare della vita, mentre nella tua mente si manifestano pensieri di grandezza epocale. Certo, tutti inutili peraltro, Che è successo? Non sparate! Che è successo? Un lacrimogeno! Ma scusate! E che c'è? Scusate, il cretino! Il cretino! Guardate che stai in perdita del gas! Non che devi lanciare gas! Ma cosa?
C'è una perdita. Siamo d'accordo con lei. È d'accordo. Avete capito? È un coglione questo. Piano coi termini però, eh. Onorevole, se quest'uomo... No. No. Se in quel contempo... Sì? Una donna di razza bianca vandalica... Come vandalica? Vandalica, non è una razza. Che dovrebbe leccare dove cammini, ma la esento dal sublime compito per paura di scivolare nell'umido. Se questa donna, il cui uomo, sì, che sotto l'effetto di un potente sortilegio credevo fosse amore e invece era solo il desiderio di un'irrefrenabile scopatina, ma senta, l'errore ormonale di cui mi venderò amaramente per tutta la vita, sì, ma non venga a dirlo a noi, Questa donna, sì, a cui è stata fatta per sbaglio la liposuzione al cervello, senta, chiude le porte a vetro del terrazzo, sì, e tu la guardi conciliante e pensi a uno scherzo fanciullesco e invece esce di casa, no, e quel tuo mellifluo sorriso si spegne considerando con sempre più orrore che la dementa se n'è andata lasciandoti imprigionato a 20 piani dal mondo con l'arrivo imminente di una perturbazione antartica, lasciandoti solo la voglia di piangere, finita! Scusate, ma la piantate, lo studio non è vostro! Allora, questi due cretini, Forest! No, la tre, allora prendiamocela col banchetto! Si può vedere qualcos'altro? No! Fermarli! Non è di ruo a fine concerto! Dove va? Aspetta!